Questa mattina dalle 9 alle 14, in occasione della discussione nel Consiglio Comunale di Napoli della delibera di giunta comunale con cui viene proposto il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, è stato organizzato un presidio di produttori e cittadini in via Verdi a Napoli, davanti alla sede del Consiglio. L'intento è stato quello di sostenere l'adozione di provvedimenti utili a garantire ai cittadini lo svolgimento dei mercati di vendita diretta da parte degli agricoltori nelle varie piazze della città, almeno una volta a settimana e non una volta al mese, e il ripristino di alcune aree di svolgimento della vendita diretta, come Piazza Immacolata, Centro Direzionale, Via Cervantes, Largo Diaz, che nel nuovo regolamento sono state soppresse. Sono stati 5.058 i cittadini napoletani che in soli due giorni hanno spontaneamente firmato per sostenere la richiesta di rinvio nell'entrata in vigore della modifica del nuovo regolamento comunale. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato gli agricoltori che hanno affermato. È un prodotto di qualità certificato e la terra di fuoco ha bloccato tutto, siamo tutti bloccati. Se bloccano pure queste piccole aziende siamo allo sfascio. Noi chiediamo che vengano ripristinate alcune piazze sulla quale noi già da 3-4 anni facciamo mercato e quindi abbiamo una certa clientela, una certa fidelizzazione.